Professor Luis Ghisi, all'apertura del primo incontro dell'Associazione Confronti, la società europea dopo la crisi della Grecia. Lei che è profondo conoscitore dell'Unione Europea, ritiene che la crisi greca abbia in qualche modo risvegliato le coscienze dei politici europei? Questa volta devo dire che non sono ottimista, perché veramente ciò che hanno fatto con i greci non mi è piaciuto affatto e non ci sono segni di apertura a questo livello. Notiamo solamente che con l'Ucraina, un mese dopo, hanno praticamente tolto il debito, vuol dire l'hanno prolungato, eccetera. Ciò che hanno rifiutato di fare con i greci che sono membri dell'Unione Europea. Dunque, perché? Non si sa. Ma non sono molto soddisfatto, devo dire. Lei aveva già previsto la crisi già diversi anni fa. Quali erano le motivazioni che l'avevano portata a diciamo così, predire queste difficoltà dell'Unione Europea? Guardi, io ho avuto la fortuna d'essere fra i consiglieri, vuol dire che non avevo niente da dire, però consiglia, e abbiamo creato a questo momento l'Unione Europea, abbiamo creato l'Atto Unico, Maastricht, Amsterdam, però prima di partire, Jacques Delors ha detto, dobbiamo assolutamente fortificare la dimensione politica dell'Unione, altrimenti non possiamo decidere niente e sarà il mercato a fare tutto. La gente non l'ha ascoltato e non ha avuto il tempo di fare un terzo trattato che avrebbe fortificato l'Unione politica, il potere politico e anche organizzato la solidarietà entro la zona euro, per esempio la zona francese del franco prima, Bercy, il Ministero delle Finanze, dà del denaro all'Ardèche, alle zone povere, non presta, perché se tu impresti a una zona povera, cade ancora più basso. Dunque, però Bercy mette delle condizioni. Prima di dare del denaro all'Ardèche, mette certe condizioni. È normale. È questo che non ha avuto il Delors il tempo di organizzare. Ci voleva un Amsterdam 2 o qualsiasi città. È questo che non abbiamo avuto il tempo di fare. E invece sono andati esattamente nella direzione opposta di allargare l'Unione Europea senza approfondirlo. È per quello che già subodoravo il pericolo. Adesso vediamo. Il francese Hollande ha detto: nous devons approfondir l'union politique. Va bene, facciamolo allora. Secondo lei quindi queste prime motivazioni che potevano portare alla crisi sono state sottovalutate dai politici? Io penso che, vede, noi con Delors abbiamo planificato un'Europa di centro-sinistra e l'hanno tirata a diventare ultra-ultraliberale. E dunque è il mercato che è diventato, hanno dato al mercato più potere che alla politica. Vuol dire che la politica oggi, a livello regionale, nazionale, europeo, e mondiale, la politica è sottomessa, è ancilla del mercato e questo non va. Il futuro dell'Europa dopo la crisi greca che ha fatto tremare un po' le economie sicuramente europee, ma probabilmente ha creato strascichi anche a livello mondiale. Qual è, secondo il professor Ghisi? Io non conosco il futuro. Può
pur che sono stato nella cellula di prospettiva, ma vediamo dei scenari. Il scenario globale, un scenario, si chiama collasso. È scritto, c'è una dia, da, come si chiama? Ok, un autore, come si chiama questo autore? Diamond, sì, tradotto dall'inglese. E lui dice, le civiltà, mettiamo i Maya, lui ha studiato tutte le civiltà, anche l'isola di Pasqua. Perché le civiltà muoiono? Cinque elementi. Prima, fanno dei danni irreversibili all'ambiente. Secondo, fanno dei danni irreversibili al clima. Tre, aumenta gli interventi militari. Crisi delle alleanze politiche, perché la politica sono alleanze e guerre, ma anche alleanze. Tutte le alleanze politiche stanno inferme, stanno in crisi. E quinto punto, cecità totale della classe dirigente. Quando c'hai questi cinque elementi, la civiltà sta per collapso. Dunque, questo è un scenario. Però ci sono altri scenari. Io penso personalmente che c'è una placca tectonica che sta andando sotto una nuova placca tectonica, che sarebbe la nuova economia, tutto ciò che esce dalla base. Diciamo in francese, les arbres qui tombent, gli alberi nelle foreste che cascano, fanno più chiasso che les arbres qui poussent. Dunque, c'è un sacco di alberi che stanno per cadere, tranquilli. Dobbiamo anche noi vedere e far fiducia a ciò che sta uscendo e crescendo dalla base, un po' dappertutto, in Cina, qui in Europa, in America, dappertutto. Dunque, è questo. Non parlo e non penso che si debba parlare di un collasso mondiale. No, c'è un tipo di governance politica, economica, che sta per collassare. Non è italiano questo, sì, ma sì. per crollare. Però ci sono altre logiche che sono cominciando. E la classe dirigente controlla, con Bilderberg Group, trilaterale, controllano la vecchia logica di governo, controllano tutto. Ma non vedono nemmeno la foresta che cresce, dunque non la possono controllare, non la vedono, capito? Allora, il quarto elemento che si deve dire, e questo riviste come Global European Anticipation Bulletin, dovete notare questo, e abbonarvi, dice che tutta la crisi greca, secondo loro, è una nuvola che è stata creata per non mostrare la vera crisi, che è la fine del dollaro. Perché il dollaro, come moneta internazionale, sta perdendo ogni giorno. I russi sono partiti. Indiani sono partiti e non sono piccoli paesi. Cina, Russia, India, South Africa, Brasile sono fuori della zona dollaro. Vuol dire che il dollaro un giorno o l'altro va a ridiventare una moneta nazionale. Ma una volta che sei una moneta nazionale non puoi più stampare falsa moneta che tutti accettano, capisci? Dunque, questo potere fantastico che avevano, non avranno più. Come pagheranno i debiti? Nessuno sa. Dunque, questo è il vero problema del vecchio sistema. Il vecchio sistema gira attorno al dollaro e il dollaro come moneta di referenza è infermo.
Ma di questo non c'hai nessuna parola in nessuno giornale europeo, perché se si dice, allora casca. Certo. Capisci? E questo anche se tu sei il direttore di Le Monde, dici la verità e fai cascare tutto o non lo dici? Non è facile. Dunque siamo in un momento veramente molto difficile, dove il sistema mondiale è come un castello di carte, château de cartes. Se tu tiri la falsa carta, casca tutto. Dunque è importante di cominciare a capire che dobbiamo anche guardare tutti gli alberi che stanno crescendo. L'altro sistema potrebbe anche esplodere. O no, non lo sappiamo. Non lo sappiamo. Perché se tu sei un americano e tu sei il capo del Banco Centrale Americano, fai di tutto per mantenere il dollaro. Certo. Anche questo possiamo capire. Ecco qualche riflessione. Allora, ringraziamo il professor Lucy Grisi per questa sua riflessione su quella che può essere la crisi europea, e speriamo che questa foresta che sta crescendo cresca più forte di quella che al limite possa cadere. Sì. Grazie. E dipende da noi, perché dipende dai cittadini. Devono essere coscienti del potere che hanno.